Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, prima di tutto io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, in questa trasmissione riprendiamo un attimino il discorso del libro dell'Anticristo e parleremo essenzialmente dei guardiani. L'articolo che vi leggerò è un articolo sempre vecchio di circa 16 anni, però è rimasto uguale perché fa parte un po' della storia e delle trasformazioni delle persone. Prima di dire questo vi ricordo venerdì 13 aprile la cena del musso che facciamo fra noi, insomma fra quelli che vogliono venire a fare sto bagordo, questa festa, chiamiamola così, nella zona del Bassanese. Prendete contatti con i numeri che vi ha detto Francesco, perché qua sotto mano non ce li ho io, oppure telefonate a me e ci mettiamo d'accordo come e dove trovarci. Comunque è dalle parti, insomma, da quelle parti. È una cena che facciamo per stare bene insieme, per un po' ricordare quell'amico che avevano Francesco e il gruppo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è morto, ed è un ricordo di allegria, un ricordo di piacere, ecco, di stare assieme. Dopodiché vi ricordo venerdì 20 aprile alle ore 20:15, cioè alle 8:15 di sera, dalle 20:15 alle 20:40 aspettiamo chi viene a chi viene al dibattito sulla Marostica davanti all'ex di tutto, ma sede emittente regionale veneta, via Montello 66, e via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Allora aspettiamo le persone che arriveranno alle 8:20:15 fino alle 20:40. Sapete benissimo i problemi che abbiamo avuto, la presenza della mafia cattolica ci impedisce di prendere delle sale per manifestare il pensiero. Cioè, la mafia cattolica ha organizzato per impedire alle persone di manifestare il proprio sentire religioso, di manifestare le proprie idee. Chiaramente è un attentato al dettato costituzionale, è attività terroristica vera e propria. Comunque prima o dopo verrà modificato anche questo, e per evitare pressioni e ricatti su chi è disposto a darci una sala per dibattere il pensiero, per discutere, abbiamo stavolta usato questo sistema. Ci troviamo là e da là, dopo in 5 minuti circa di automobile, raggiungiamo la sala dove facciamo il dibattito. Allora, l'appuntamento è alle 20:15 sulla statale che da Bassano porta che da Marostica porta a Bassano, o da Bassano a Marostica, chiaramente al numero 66, è davanti all'ex sede emittente regionale veneta, dove abbiamo tenuto le prime 4 conferenze, e il dibattito verterà sulla ascoltare le correnti vegetative. Va bene, questo è quanto e passiamo al libro dell'Anticristo. Passiamo al discorso chi sono i guardiani e perché. Voi sapete che io mi chiamo, fra gli altri titoli mi sono dato quello di guardiano dell'Anticristo, ed è un titolo che risale fin dall'inizio, all'origine di quello che noi stavamo costruendo. Vediamo un po' chi sono questi guardiani dell'Anticristo. L'entità Anticristo è un'entità organizzata per un lavoro specifico, è un'entità data come risultante delle finalità di numerose coscienze di sé sviluppatesi sul sentiero del sé. In pratica è la voce degli dèi, rivolto in particolare agli esseri umani. L'entità Anticristo è organizzata per combattere e lottare contro un ostacolo comune allo sviluppo delle coscienze di sé componenti. L'entità Anticristo è organizzata per costruire il riequilibrio e il libero scorrere dell'energia vitale. Alcuni degli esseri componenti l'Anticristo sono delle entità, in quanto coscienza di sé risultati da più coscienze di sé sviluppatesi lungo il sentiero del sé. Ricordo che all'interno della stregoneria c'è anche la visione in cui esistono dei passaggi
attraverso i quali delle coscienze di sé arrivano all'ultimo stadio di sviluppo, cioè passano attraverso delle rigenerazioni, tipo quella nascita del corpo fisico, nascita del bambino, morte del feto, nascita del bambino, morte del bambino e nascita dell'essere umano adulto, morte dell'essere umano adulto, nascita del corpo luminoso. Ebbene, per altre specie della natura e anche per la nostra a un certo stadio esiste il sedimentarsi, cioè il diventare tutt'uno con altre coscienze della stessa canalizza, oppure anche fondersi con la coscienza del sole o fondersi con la coscienza della terra per continuare il cammino di sviluppo. E questa è una visione che appartiene alla stregoneria e l'abbiamo vista anche in Esiodo questo. Per cui alcuni degli esseri componenti l'anticristo sono delle entità in quanto coscienze di sé risultanti da più coscienze di sé sviluppatesi lungo il sentiero del sé. Altri sono esseri della natura il cui sviluppo della coscienza di sé è giunto all'ultimo stadio di sviluppo individuale. Altri ancora sono esseri appassionati dell'esistente e lungo quella passione estendono le ali della percezione. Il termine natura sta a designare un insieme di cose, rapporti e situazioni tali da riprodursi generando vita sulla superficie del pianeta. La natura, l'essere natura, è una coscienza di sé formata dal concorso di tutti gli esseri che dal suo seno nascono. Vi ricordo che adesso, facendo Esiodo, chiamo l'essere natura i figli di Era. Cioè Era è l'essere natura. Cioè quando io vi dico, parlo della dea Era, io sto parlando dell'essere natura, della natura, cioè dire questa è la natura o dire questa è Era è la stessa identica cosa, non cambia assolutamente il parametro dal punto di vista religioso, cioè l'essere natura, tanto la natura come insieme di specie e di esseri, bene, questa natura come insieme di esseri e di specie è una coscienza in sé, cioè una propria progettualità, una propria volontà, un proprio intento, una propria trasformazione, ed è una divinità in sé che lavora per sé ed è Era. Cioè è la divinità che corrisponde nella teogonia di Esiodo ad Era. Per cui il fatto che oggi parli di Era o parli dell'essere natura, della coscienza dell'essere natura o parli della natura è esattamente la stessa e identica cosa, cambia solo le lettere che uso e le definizioni. Chiaramente se io alzo un tempio ad Era significa che riconosco la natura come un essere divino nella quale mi comporto con rispetto, mentre invece se io definisco l'essere natura semplicemente la natura la posso anche saccheggiare, la posso anche inquinare, la posso anche devastare, mentre invece se la riconosco come un Dio, riconoscendo me stesso come un Dio, necessariamente con la natura c'è un rapporto di rispetto, per cui cambia la qualità della relazione, ma non cambia ciò che io definisco con le parole. La natura è una coscienza di sé, formata dal concorso di tutti gli esseri che dal suo seno nascono, si sviluppano e crescono cercando lo sviluppo della propria specifica coscienza di sé lungo la specifica via del sé. Due o più forze unite danno come risultato una forza. Questa è una forza in sé comprendente tutte le forze concorrenti e unite ad altre forze, pronta a formare altre forze. A differenza della natura e di altre entità, l'entità anticristo, finito il suo scopo, si scioglierà e tutti gli esseri componenti continueranno il proprio sviluppo della coscienza di sé più ricchi e più forti di prima. Perché? Perché l'entità anticristo ha una sola funzione, quella di soffiare la voce degli dèi agli esseri umani affinché si tolgano dalla posizione in ginocchio e dalla sottomissione. Finito questo, l'entità anticristo non ha nessuna ragione di essere, cioè non esiste un'entità divina anti qualcosa, esiste un'entità divina anti qualcosa soltanto se quell'anti qualcosa rappresenta il male, rappresenta la negazione dello sviluppo dell'esistente. Se la negazione dello sviluppo dell'esistente è una cosa talmente grande da mettere in pericolo la stessa esistenza della stessa terra, del sole, dei pianeti e della vita nel suo insieme, allora si forma un'entità divina formata dalle voci degli dèi che ti chiedono di toglierti dalla posizione in ginocchio. Anche l'essere umano sotto un certo punto di vista è un'entità,
come una grande moltitudine di esseri della natura, è il discorso della sedimentazione, in quanto è una colonia di cellule viventi e senzienti. La memoria delle cellule è un'altra delle ultime scoperte, ultime scoperte della biologia, le cellule hanno una loro memoria. Colonia di cellule raggruppate in una costruzione stabile e funzionale, avente come obiettivo la costruzione di un essere luminoso, la cui forza sia la risultante della forza specifica delle singole cellule che lo hanno composto. L'intenzione e la finalità danno scopo e movimento all'essere luminoso. Si avvezzi a considerare un essere vivente un'unica coscienza, ed è corretto, in quanto quando ci si confronta sempre con la coscienza al momento compiuta, in quanto coscienza di sé risultante delle coscienze di sé delle singole cellule. Cosa succede all'essere umano quando questo ha raggiunto l'obiettivo che il raggruppamento delle cellule si era prefisso? Il corpo fisico viene abbandonato per essere utilizzato da altre forze viventi, mentre il corpo luminoso prende la coscienza sviluppatasi dell'attività dell'essere, continuandone lo sviluppo, sempre che la vita sia stata utilizzata dal corpo fisico per coltivare coscienza e potere personale dell'individuo. Nello sviluppo della vita, continuamente esseri si compattano e si staccano nella misura in cui il reciproco interesse li porta a unirsi o a dividersi. Ogni movimento, qualsiasi movimento, presuppone l'acquisizione di potere personale, potere di essere. Ogni movimento consente di acquisire il potere personale se è sorretto dall'intenzione della finalità, cioè se è sorretto dalla volontà soggettiva. Se la formazione dell'entità anticristo non fosse di reciproco interesse e di mutuo vantaggio per l'essere natura, per gli esseri oltre il quarto livello della specie umana, per il pianeta Terra, per i pianeti del sistema solare, per gli stregoni, gli esseri umani il cui sviluppo della coscienza di sé lungo il sé li ha portati ad usare indifferentemente il corpo di sogno e il corpo fisico e sono in grado di manipolare le linee di tensione percorrenti la specie umana, per gli esseri umani che urlano il proprio esistere davanti a tutti i poteri dell'universo sviluppando la propria coscienza di sé lungo il sentiero del sé, non avrebbe ragione di esistere né esisterebbero le condizioni per la sua esistenza. Dal processo per il raggiungimento dell'obiettivo dell'anticristo, trarrà vantaggio l'entità, cioè vi ricordo che l'entità in questa parte dello spazio è l'essere sole, dall'arrivo finalmente di esseri che hanno dovuto fermarsi per una battaglia, stregoni ed esseri magici corrispondenti delle altre specie della natura. Trarrà vantaggio la natura dalla fine dell'orrore e dal suo rispetto, dal suo sviluppo sia in terra che in mare. Trarranno vantaggio i pianeti del sistema solare attraverso una coperta sviluppando altre nature. Trarrà vantaggio l'essere sole vedrà ulteriormente rallentata la dispersione della propria energia nello spazio, gli stregoni e tutti gli esseri magici potranno abbandonare i loro corpi fisici o comunque il piano del quotidiano della ragione, il passaggio a quarto livello di sviluppo è diventato patrimonio della specie umana. E la specie umana? Questo è l'oggetto fondamentale dell'azione dell'anticristo. La specie umana è l'oggetto della contesa, o meglio, è l'oggetto della contesa fra l'entità anticristo e gli esseri autoproclamatesi Dio creatore e padrone del mondo. La specie umana fornisce loro l'energia vitale stagnata, come pratica del suo esistere, formato negli ultimi 12 o 13.000 anni. Gli esseri autoproclamatesi Dio hanno approntato un progetto di dimensioni planetarie, coltivandolo e adattandolo di generazione in generazione, generazioni umane naturalmente, per migliaia di anni, esseri esistenti da milioni di anni, un po' meno. Si sono specializzati, hanno fatto i loro piani per perfezionare l'allevamento della specie umana, in realtà sono molto meno, sono circa 15 o 16 mila anni che questi esseri agiscono. E l'essere umano che fa? Condisce le proprie incertezze, i propri dubbi con creazioni fantastiche della ragione. In pratica, l'essere umano chiacchiera. Chiacchiera giustificando come atto naturale la produzione di energia vitale stagnata d'uso e consumo dei propri dei.
Anziché tendere ad accumulare energia vitale, potere personale per sviluppare la propria coscienza di sé, si limita ad annullarsi a poco per produrre energia vitale stagnata, condendo il tutto con concetti tipo la fatalità o il volere divino. In pratica, l'essere umano continua a mettersi in ginocchio e pregare. Merda. Qualsiasi animale, prima di venire addomesticato, tenta in qualche modo una ribellione e comunque nessun animale in natura sacrifica deliberatamente i suoi figli ad un'altra specie. La specie umana non solo lo fa, ma attraverso il condizionamento educazionale subito ha costruito un feroce apparato ideologico al solo scopo di costruire giustificazioni davanti alla propria coscienza per la rinuncia alla propria esistenza. Non tutti gli esseri umani nel corso dell'esistenza della specie si appiattirono sulle generalità delle direttive del comando sociale. Il fatto stesso che gli dèi siano stati costretti a cambiare nel corso di millenni e nelle varie culture umane centinaia di volte il nome e ideologia denota la resistenza all'asservimento della specie umana. Quante volte gli dèi creatori sono stati ripudiati? Quante volte dovettero ricorrere alla macellazione di quei popoli che non voleva accettare un dio padrone? Quanta resistenza di esseri autospacciatisi per dio creatore hanno trovato nella specie umana prima che questa si piegasse ai loro desideri? La resistenza è sempre, fra virgolette, clandestina. Il diritto di parola e di espressione, chiamato al libero pensiero, cessa di esistere qualora venga messo in discussione il diritto dei rappresentanti del Dio in terra di trafficare ed allevare schiavi. Anche quando un popolo veniva ridotto alla miseria fisica e morale, la resistenza era tenuta in piedi dagli stregoni del popolo stesso. Chi sono gli stregoni? Gli stregoni sono quegli esseri umani che per ricerca di conoscenza e consapevolezza o per una serie di cause anche casuali, anche senza, hanno sviluppato il proprio potere personale diventando capaci di padroneggiare sia il corpo fisico che il corpo di sogno e per la passione della propria specie impararono a padroneggiare le linee di tensione che attraversavano la specie umana. Potrebbero abbandonare in ogni momento il corpo fisico e concentrare la coscienza di sé e il proprio potere personale sul corpo luminoso. I sentimenti e il mutuo scambio di energia vitale legano gli stregoni al quotidiano della ragione e inoltre non sono disposti a rinunciare all'accumulo del potere di essere che la sfida in atto consente loro di accumulare. Lo stregone ha la passione per l'universo, diremmo la passione per la vita, e l'estrinseca diventando un tutt'uno con la propria specie. Ogni specie, sia animale o vegetale della natura, dispone al suo interno di essere così. Normalmente non agiscono all'interno della propria specie, coltivano l'universo viaggiando di situazione in situazione. Ma quando si producono situazioni critiche nel popolo o nella specie in cui vivono, agiscono facendo propria la sfida dell'esistenza. Questo agire permise la nascita di molti modi di pensare, molti modi di essere, molti modi di avere e di fare. Non è dialettica, sono molti modi relativi a molte situazioni. Questo permise alla specie umana di sollevare leggermente il peso dell'oppressione degli dei padroni. L'oppressione degli esseri autoproclamatisi dei creatori non cessò, anzi, solo che anziché agire direttamente, cercarono mediazioni fra il loro bisogno e il bestiame che quel bisogno doveva soddisfare. Le strutture di adorazione degli esseri autospacciatisi dei, chiese, confessioni, sette, religiose, eccetera, non dispongono più di tutto quel potere sulla faccia del pianeta, anche se qua e là strutture teocratiche tendono ad impossessarsi di tutto il potere del comando sociale, ma nella maggior parte dei luoghi è mediato e subordinato ad altre strutture di potere con interessi diversi e a volte antagonisti. Questo non significa che sia cessato l'azione degli stregoni, significa che popoli e comunità, come quelle sterminate o immiserite dai deisti in quanto ribelli al Dio padrone, hanno maggiori possibilità di esistere e svilupparsi rispetto ad un centinaio di anni or sono. Questo non significa che una struttura socio-politica economica garantisce all'individuo o ad una comunità di praticare liberamente il proprio divenire. Significa meno possibilità di finire sui roghi, meno possibilità, non garanzia, e più possibilità di sviluppare il proprio divenire senza che i deisti possano passare i cacciatori di conoscenza e consapevolezza per le armi. Questo significa
alleggerire l'impegno degli stregoni, perché esseri umani, all'interno del quotidiano della ragione, hanno forze e capacità per prendere nelle proprie mani il proprio divenire. Questo significa che non è più necessario agli stregoni il riversare il proprio grande potere per permettere la sopravvivenza di un popolo o la specie a cui appartengono, in quanto il popolo stesso o la specie è in grado di generare al suo interno gli individui capaci di reclamare la libertà del fare per costruire il proprio potere di essere. Liberare i flussi dell'energia vitale all'interno di quel popolo, di ogni popolo. Questo indebolisce gli esseri autospacciatisi di un creatore e dà il via ad un processo a valanga il cui fine è la distruzione della produzione di energia vitale stagnata all'interno della specie umana. Esistono molte comunità di esseri umani, e non solo esseri umani, che stanno agendo per contrastare la diffusione dell'energia vitale stagnata. Alcuni individui danno delle priorità ed alcune specificità, altri mettono l'accento su altre cose e altre predilezioni. Anche se spesso la ragione cataloga o identifica gli individui dalle priorità scelte lungo il sentiero della coscienza di sé per lo sviluppo del sé, costoro tendono sempre a liberare il fare per consentire lo sviluppo del potere di essere. Questi individui sono i guardiani. Il guardiano è un essere diverso da uno psichista. Mentre il secondo è cosciente della necessità, dello sviluppo della coscienza di sé e dell'accumulo di potere personale ed agirà nella specie umana come momento di sviluppo del proprio essere, il guardiano apparterrà al quotidiano della ragione, nella quale riverserà il proprio potere personale, la propria percezione e dal quale riceverà energia vitale e senso dell'esistenza. Lo psichista è in grado di vivere in sé, in quanto percorre i sentieri dell'universo. Il guardiano appartiene al sistema sociale ed accumulerà il proprio potere personale in contrapposizione al comando sociale. Questo è il guardiano. Il guardiano è colui che prende il respiro di libertà degli dèi e lo trasferisce nella specie umana. Leggendo Esiodo, oggi in questi periodi abbiamo visto che Zeus stesso fa esattamente la stessa cosa. Zeus parte dai titani, abbiamo visto Mnemosine oggi, parte dai titani per trasferire Mnemosine, il potere di Mnemosine, all'interno degli esseri figli di Era. Attraverso le muse, gli esseri figli di Era hanno la possibilità di costruire il loro cammino nell'infinito e diventare dei. Pertanto vediamo come una titanessa, figlia di Gaia e Urano stellato, cioè una coscienza che nasce direttamente da quello che è l'energia vitale e Urano stellato, cioè fra gli dei più antichi che noi troviamo all'interno della teogonia di Esiodo, viene con Zeus, solo attraverso Zeus, costruisce le muse, e le muse diventano degli strumenti di passione, dei canali di passione, delle vie alla conoscenza che l'essere umano può percorrere facendosi quella musa, usando il suo intento e usando il suo potere. Bene, il guardiano è questo, il guardiano dell'anticristo è quello che prende il respiro di libertà degli dèi e lo trasferisce fra gli esseri umani. Diciamo che quello che io sto facendo attraverso questa radio, io e Francesco, è un lavoro da guardiani dell'anticristo. In pratica prendiamo il respiro di libertà, quello che dice toglietevi dalla posizione in ginocchio, toglietevi dalla sottomissione, cominciate a prendere nelle vostre mani la vostra vita, diventate padroni della vostra quotidianità. Questo è fare il guardiano dell'anticristo. Qual è la differenza fra l'essere coscienti o il non esserne coscienti? La differenza fra esserne coscienti e non essere coscienti, anche perché la maggior parte degli esseri umani che tentano di costruire delle strutture di libertà all'interno degli esseri umani non è che dicono noi siamo guardiani dell'anticristo, però essere coscienti di quello che si sta facendo e delle finalità che si vogliono raggiungere consente agli individui di chiamare gli dèi affinché camminino a fianco, e questo è un discorso che appartiene a questi giorni e non al 1985. Nel 1985 ho fatto questo discorso sui guardiani dell'anticristo, ed è bene anche tirarlo fuori proprio perché si sappia che quello che stiamo facendo adesso, cioè il discorso moderno, cioè diciamo così attuale, che sto facendo attraverso l'analisi della teogonia di Esiodo,
in realtà non è altro che il discorso fatto allora in maniera semplicemente diversa, però i concetti, l'essenza stessa di quello che vado a trasmettere è esattamente la stessa identica cosa. Bon. Chiudo il libro dell'Anticristo e mi prendo un pochino di rassegna stampa. Mi prendo un po' di rassegna stampa e accendo anche i telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Proviamo un attimino per vedere cosa può succedere. Nella rassegna stampa, prima di incominciare, oggi parliamo di un articolo del Mattino che mi è appena stato portato in questo, cioè mezz'ora fa, da un amico, e è il Mattino del 27 marzo 2001, e dice: Dolo, il Consiglio d'Istituto del Galilei ha chiuso le porte in faccia a Monsignor Antonio Matiazzo, negata anche la partecipazione a un incontro sull'Africa. Il preside Matarrese, la visita giudicata non significativa per i ragazzi. Da quando in qua la visita di un vescovo è una cosa significativa, è un atto di potere al quale si chiede sottomissione ai ragazzi. Ricordate che il vescovo dà la mano da baciare, cioè è un padrone che chiede il sancire la sottomissione delle bestie del proprio gregge. E è abbastanza ovvio e corretto quello che scrisse, diciamo così, in seguito a episodi del genere, una direttiva del ministro di pubblica istruzione, che allora era Berlinguer, che diceva, a proposito di scuola e costituzione: il ministro ha dichiarato una volta per sempre che qualsiasi iniziativa a carattere religioso, come ad esempio la visita pastorale del vescovo, non può avere luogo durante l'orario delle lezioni e va realizzata in modo da non creare discriminazioni nei confronti di quanti non intendono parteciparvi. Purtroppo i cattolici si ritengono padroni delle persone, padroni del bestiame umano, e non riescono a rendersi conto che è bene chi la muoia, perché è gravissimo quello che fanno, è veramente un insulto. E infatti noi troviamo proprio sopra al mattino c'è un intervento del parroco di Dolo, che è veramente una cosa vergognosa. Questo individuo deve vergognarsi della propria vigliaccheria di individuo, cioè davvero, cioè, non solo non ha concezioni morali o etiche legate alla Costituzione della Repubblica Italiana, ma è vomitevole quello che dice. Dice infatti: rifiutare la visita del vescovo per mantenere la laicità della scuola, ma è ridicolo. No, è veramente, è vergognoso. Cioè, quello che lui sta dicendo, la sua battuta, è un'offesa alla Costituzione della Repubblica Italiana, è un'offesa alle istituzioni di questo Stato. Veramente è ridicolo che non venga perseguitato per questo tipo di offese. Cioè, si tratta della legge contro il razzismo qua, eh? Qui si tratta della legge contro il razzismo. Va bene, e vediamo come i cristiani maneggiano le cosine, no? E difficilmente cambieranno, ma molto, molto difficilmente. Va bene, detto questo, che è l'articolo che ha portato amico prima, vediamo un attimino la nostra normale rassegna stampa, no? Bene, eravamo rimasti l'altra volta, maxi inchiesta sulle violenze contro i bambini. Guarda qua, Repubblica, 9 gennaio 2001. Sono circa un centinaio le inchieste attualmente in corso in Gran Bretagna per casi di abusi su minori. I bambini e bambine coinvolte sono oltre 2.500. E attenzione, la maggior parte ospiti dei centri di assistenza, le cosiddette case o scuole per minorenni. Indovinate chi le gestisce queste scuole? Bene, provate un po' a
pensare chi le può gestire. Lascio alla vostra immaginazione. Passiamo alla Repubblica, al Gazzettino dell'8 gennaio 2001. Wojtyla, ripartiamo da Cristo ogni giorno. Dall'Angelus il grazie ai volontari. Volontariato è una questione di cuore che si sa aprire ai fratelli. Cos'è? Deve sgozzare chi non si mette in ginocchio? Dovrebbe un pochino precisare questo, eh? Vediamo un attimino. Cosa abbiamo ancora qua? Abbiamo la Francia approva la legge sul genocidio armeno. Questo è interessantissimo. Vi ricordo che l'Armenia fu il primo stato confessionale cristiano, ancora credo si fosse nel 400 d.C., no? Ebbene, nella lotta che c'è stata fra gli armeni e gli armeni cristiani, diciamo così, e i turchi, ci fu un massacro di circa, non so, credo un milione di persone. Vediamo un attimino. Ed è il primo genocidio della storia di questo secolo. E fu un genocidio di stampo religioso, cioè gli armeni erano cristiani praticamente. Ebbene, per i suoi porci comodi, cioè per i suoi tramacci che la Chiesa ha, non gliene è mai fottuto niente dei cristiani macellati. Cioè, neanche il senso della giustizia gli faceva comodo che li avessero macellati per contrattare con la Turchia, per contrattare dei privilegi con i paesi arabi. Non gliene è mai fottuto niente alla Chiesa Cattolica che un milione di cristiani fossero stati macellati. Cioè, veramente è una roba di una vergogna incredibile. La Francia ha approvato la legge sul riconoscimento che questo genocidio è avvenuto. 15 gennaio 2001 dal Gazzettino, bagno nelle acque sacre di milioni di fedeli indù alla ricerca di purificazioni incuranti dei turisti curiosi. C'è una dichiarazione dalla Repubblica del 16 gennaio 2001, della AN, Lega, CCD e sta gente qua. Lo Stato non firma intese né con i testimoni di Geova né con i buddisti. Beh, un giorno magari alzeranno i roghi contro i testimoni di Geova e i buddisti, cioè non si può interpretare in maniera diversa. Vuol dire offende la Costituzione della Repubblica Italiana. Il Gazzettino, 17 gennaio 2001, Valle dei Templi, Agrigento, abusivi con Padre Pio contro le ruspe. Agrigento, la processione non è riuscita a bloccare l'ordine di abbattimento dei mostri. Naturalmente chi delinque è sempre ben visto dalla Chiesa Cattolica, cioè chi delinque, chi distrugge il sistema sociale, chi crea miseria è sempre stato ben visto dalla Chiesa Cattolica. Vi ricordate, c'è un'indicazione in questo senso anche da parte del pazzo di Nazareth. Vi ricordate l'episodio del fariseo e il pubblicano che vanno al tempio e il pubblicano dice: mi sono un po' desgrassià, aiutami che ho fatto un lazzarone, e il fariseo che dice: mi caro Dio, sono stai patti, mi non ho rubato, non ho fatto del male a nessuno, ho rispettato tutte le regole, adesso ti chiedo di rispettare le mie regole e il patto che ti hai fatto con me. Allora il fariseo che ha rispettato tutte le regole è una merda, mentre invece Dio andrà a casa di quel delinquente che ha saccheggiato, ucciso, massacrato, no? Pertanto quei massacratori, ladri, delinquenti, ci sarà sempre la Chiesa Cattolica, perché sono merce da barattare, merce da usare. Ed ecco il Padre Pio usato per fermare le ruspe. Ex professore di religione, pedofilo in piscina. Repubblica, 16 gennaio 2001. Pronto? Basta? Caspita.
Questo qua credo che abbia dei problemi perché penso che stuprare bambini per lui sia un divertimento. Ex prof di religione, pedofilo in piscina, arrestato per violenza. Grazie ad appostamenti subacquei, gli agenti del commissariato di Legnano Milano hanno avvistato i palpeggiamenti di un uomo che nella piscina comunale toccava con le mani sott'acqua il sedere di alcuni bambini. L'uomo è stato arrestato sabato per violenza sessuale. Il fatto è avvenuto sabato scorso. L'uomo di 35 anni, che risulta essere stato un insegnante di religione, è stato posto agli arresti domiciliari. Ricorda la religione, considera il cristianesimo, considera le persone oggetti di possesso, cioè bestiame. Andiamo qua. Pronto? Pronto, Ladrama 5. Dimmi. Niente, volevo darti conferma su quello che dici, anche perché io ho fatto il seminario vocazionale sui frati cappuccini. Devo dire che in quei 2 anni che ho fatto il seminario mi hanno fatto un bel lavaggio del cervello. Effettivamente la Chiesa ha dei sistemi un po' strani per inculcarti, diciamo, le loro diciamo così religione. Ecco, cioè, potrei contarti tante cose, ma stiamo qui fino a domani mattina. Ricorda le veglie sulle stelle, il deserto, l'esperienza del deserto in cui praticamente eravamo per tutto il giorno isolati in giro per il seminario, non potevamo né parlare, non potevamo mangiare, non potevamo fare. Sì, tutte sì. Cose così, cioè veramente, che poi alla fine uno diceva, ma cosa che serve sta cosa, fare queste cose, insomma, ecco, volevo dirti questo, tutto qua, buon lavoro. Ok, grazie, ciao. No, in effetti tutto quello che ci ha detto questa persona, e anche cose anche più pesanti di queste, servono per incidere sull'emotività dei bambini. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ti metto in una situazione di paura, o ti lascio privato del cibo, o ti faccio avere timore di repressioni, o ti faccio piangere davanti al buon bambino Gesù che nasce in una stalla, come se non nascessero i bambini a merda in mezzo mondo, se riesco ad incidere sulla tua emotività, tutto quello che è il messaggio religioso, cioè le mie fantasie religiose, ti penetrano all'interno della psiche. Per cui cosa succede? Succede che un rosario lo si può anche buttare via se ce l'hai in mano, ma quando ti è stato innestato all'interno del cervello, all'interno dell'emotività della persona, per riuscire a eliminare quello con una fatica immane, e tutti gli educatori cristiani usano proprio questi sistemi per imporre, è proprio condizionamento emozionale del bambino, la loro religione, perché il cristianesimo non ha nessun messaggio, non ha nessun dono all'umanità se non lo stupro dell'umanità e la loro costrizione in ginocchio. E continuiamo pure con la rassegna stampa, no? Don Vito, che era alla testa di quelli che non volevano buttare giù le costruzioni abusive, dice: e allora anche la Chiesa è stata tirata su senza permessi, e allora questo Stato con i suoi vincoli sta ammazzando la città. No, siete una banda di ladri, siete una banda di delinquenti, siete una banda di vandali che hanno distrutto l'ambiente semplicemente per i vostri sporchi giochi. Non è "e allora", siete dei criminali, punto. Cioè, questo è essere criminali, e il fatto che vi portate Padre Pio dimostra l'essenza della criminalità che avete. Repubblica, 17 gennaio 2001, Birmania, i gemelli Hitu, 12 anni, catturati dall'esercito thailandese insieme ai loro compagni. La resa dei piccoli ribelli di Dio. Pensa un po' cosa hanno messo in testa sti ragazzini, fra quello, droghe, privazioni e altro, per sentirsi inviati del Dio a fare guerra in Birmania, con lo spaccio di eroina e tutto il resto, no? Perché dopo questo è l'essenza stessa della guerra in Birmania. Beh, pensateci un po' voi, insomma. Lo lascio nella vostra testa. Pom 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 pom. Chiesa illusa, oggi i cattolici sono una minoranza. Questo dice la Repubblica del 23/01/2001.
Elezioni in arrivo, vescovi in campo contro il capo del governo Amato, contro il ministro della sanità Veronesi, contro i partiti moderati europei che si sono permessi una visione non religiosa della società. Vorrebbero l'Italia cortile domestico del Vaticano, accusa Paolo Flores Darcas, direttore della rivista Micromega. In realtà è vero, cioè ormai il cattolicesimo, il cristianesimo ha perso il controllo delle persone, cioè ha perso il controllo fisico delle persone e tenta di riavere questo controllo attraverso l'uso dei politici. In pratica cosa fa? Semplicemente tende ad avere leggi repressive, leggi delinquenziali come quella sul contro l'eutanasia, come tutto quello che sta succedendo in questo paese contro la famiglia, per esempio. Cioè Wojtyla sta facendo una guerra a sangue contro la famiglia, cioè veramente una cosa vergognosa, ma una vergognosa davvero. Ebbene, sta tentando di manipolare gli ultimi politici, cioè una classe politica, facendo credere di avere a disposizione un bacino di voti e in realtà non ha quel bacino di voti che lui vuole far credere. Il problema è che non esistono neanche gli altri, cioè non esiste neanche un'opposizione tale da muovere una quantità di voti sufficienti per contrastarlo, cioè manifestamente sufficienti per contrastarlo. Pertanto i politici si illudono che la Chiesa Cattolica possa muovere voti, in realtà non muove assolutamente niente. Sarebbe meglio che i politici, non solo in vista delle elezioni, ma in tutti gli anni, fra un'elezione e un'altra elezione, alzassero un po' il culo dalle sedie e andassero un po' fra la gente a sentire cosa pensa, cosa vuole, quali sono i bisogni reali delle persone. Purtroppo esiste questa divaricazione fra quello che è il sentire comune, il sentire della gente, e il sentire del politico che dovrebbe fare tutti quei provvedimenti che servono alle persone. Veramente anche le persone hanno perso un po' il senso della politica, però vabbè. Studio del San Raffaele, la Repubblica, 20 gennaio 2001. Uno studio del San Raffaele, chi e cosa fa una cellula? Queste informazioni costituiscono la memoria delle cellule, l'insieme di informazioni trasmesse dalla madre alla figlia che riguardano i geni da attivare e quelli che devono rimanere spenti. Il fenomeno è stato messo a fuoco da un'equipe di scienziati del San Raffaele di Milano guidata da Valerio Orlando. Il loro studio è stato pubblicato in copertina da Molecular Cell di gennaio. Il segreto della memoria delle cellule risiede in due enzimi chiamati topoisomerasi 2 e Barren. Senza di loro i moscerini della frutta utilizzati per gli esperimenti crescevano con gravi malformazioni o sviluppavano dei tumori. La scoperta ha applicazioni nella cura del cancro. In realtà è ancora maggiore il discorso, perché questo fa saltare tutto quello che è il progetto di clonazione. Pronto? Sì, ciao Claudio, sono Alberto. Ciao. E ti volevo dirti che ieri ho ascoltato, e lo faccio abbastanza spesso proprio per curiosità, Radio Maria. E ti giuro che non credevo alle mie orecchie. Questo prete, questa persona che parla sempre dai microfoni di sta radio, ha detto che praticamente i rapporti prematrimoniali sono peccato mortale. Che tra l'altro, vorrei sapere cosa vuol dire peccato mortale, cioè che se uno compie uno di questi peccati, cosa gli succede? Vai all'inferno. Vai all'inferno diretto? Sì. Ah, ho capito. E dopo ha minacciato tutti i divorziati e le divorziate, che anche questo fa parte di uno dei più gravi peccati mortali. Cioè adesso tu dimmi quale coppia in Italia o comunque in qualsiasi paese occidentale normale che non è sposata, che non ha rapporti sessuali perché è peccato. Dimmi quale coppia secondo te veramente si attiene così fedelmente a quello che dicono. Spero nessuna. Spero nessuna. Vabbè, dai, ti saluto, ti ascolto. Ciao, grazie. Ciao. No, a proposito di questo discorso qua di rapporti sessuali, allora noi non sappiamo ancora, e né lo sapremo per almeno 3 generazioni, qual è la sessualità umana.
cioè la nostra struttura sessuale, di rapporti sessuali, noi è stata talmente violentata da quello che è il cristianesimo, a quelle che sono le religioni monoteiste, nel tentativo di prendere il controllo delle persone, sottomettere le persone, che non abbiamo ancora idea di cosa sia la sessualità umana. Spesso noi abbiamo una sessualità estremamente spiccata, dovuta a una relazione precisa che le forze che da dentro di noi spingono per esprimersi e il condizionamento educazionale, la sottomissione e la repressione di quelle forze che abbiamo subito. Pertanto non è la reale sessualità umana che noi esprimiamo, ma esprimiamo un adattamento che noi abbiamo messo in essere. Una sola cosa posso dire: fate sesso, prendete le precauzioni, ma fate sesso, fate sesso, fate sesso. Pronto? Pronto, niente, sono il ragazzo che avevo telefonato prima. Volevo dire che riguardo l'ultimo discorso, posso garantirti che ce ne sono e anche parecchie di coppie che sono in matrimonio prima di fare sesso. Le conosco personalmente, conosco ragazze che frequentano la chiesa di 24, 25, 26 anni che sono ancora praticamente vergini, che non hanno mai fatto, insomma. Vabbè. Quindi okay. non stupirti di niente, ciao. No, ma non mi stupisco, certo che non mi stupisco, non mi stupisco che ci sia qualcuno che obbedisce a questi dettami, però vi assicuro questo, c'è un articolo sull'Espresso di questa settimana, fare sesso fa bene, il problema è che non siamo educati, cioè non esiste un'educazione al sesso, cioè alla sessualità, non sappiamo neanche quale sia la sessualità umana e ci vorranno almeno 3 generazioni perché questo avvenga. Vabbè, sarà quel che sarà. Comunque fare sesso fa bene. Prendete tutte le precauzioni possibili immaginate, usate preservativi, usate tutto quello che è necessario, ma fate sesso. Pronto? Pronto. Vacca il papà, tu è puro. Vacca il papà. C'è di parlare di sesso, no? Che non ha fatto sesso. Sentito? Mi senti tu così? Sì, ti sento. Medico. Neanche il papa, perché il papa ha una figlia e io dai sesso. Guarda che ha una figlia, sono figlia, dico per la radio, sono figlia del papa. È una voce da uomo generale sulla rivista Gente e sulla rivista Oggi, desde sta scritto che mi do le pagine anche. E sono stata la fidanzata di Carlo Vuitilla, che mi ricordo queste parole, sono stata la fidanzata di Carlo Vuitilla e ho sempre tenuto relazione e ogni 5 anni vado in Vaticano. E quest'anno, che è stato l'anno di giubilare, l'anno scorso, la agenda prima. Ecco, se non l'hai mai sesto, adesso me ne lo dico, nella rivista Oggi e nella rivista di Gente che se 3-4 mesi, 5. Ok. Ecco, non io mai sesto. Va bene. Ecco, allora, che sei puro, quel del tanto, che è puro, è puro, è puro, è puro, e non l'ha fatto che gli ha 18-20 anni e non gli ha neanche marito. Va bene. Va bene. Io ho detto, ciao. Pronto? No, il problema è che io non so se lui abbia fatto o non abbia fatto sesso, però se ci sono questi articoli su Gente e su Oggi, io non ci metterei molto la mano sul fuoco. E il problema a me che abbia fatto sesso o non abbia fatto sesso non me ne frega niente. Quello che a me mi interessa è che sta facendo una guerra contro le persone, contro le relazioni delle persone. Questo sì mi frega, perché questa è veramente una cosa vergognosa, perché terrorizzare delle persone, minacciare le persone, anche solo te vai all'inferno, anche solo come peccato mortale, vuol dire costruire quei blocchi, quelle fobie sessuali che dopo vanno a far cosa? Tipo la Erika, tipo Maso, tipo il figlio di Treviso, cioè tutte quelle che sono le porcherie che le persone, quando hanno delle patologie, quando hanno dei problemi, queste fobie arrivano a scoppiare. E arrivano a scoppiare in modo tale che spesso i ragazzi non sanno neanche come avere gli approcci sessuali fra di loro. Cioè abbiamo effettivamente una ignoranza di quello che
la sessualità delle persone, ma una grande ignoranza. Comunque, staremo un po' a vedere. Repubblica, 28 gennaio 2001. Sì alla morfina antidolore, la Chiesa benedice la legge. Allora, la legge contro le cure palliative e antidolorifiche è stata fatta in questo momento, cioè è stata fatta adesso, insomma, da questo governo. Perché? Perché le cure antidolorifiche sono sempre state bloccate militarmente, cioè attraverso l'organizzazione mafiosa della Chiesa Cattolica, proprio perché le persone dovevano soffrire, cioè il piacere della Chiesa Cattolica era quello di far soffrire le persone. Allora, come è stato possibile che questa legge sia stata fatta? Vi ricordo che in Italia l'uso della morfina era pochissimo ed era vietatissimo, mentre invece nei paesi nordici, in Francia, nei paesi anglosassoni, ai malati terminali venivano offerte tutte quelle cure che servivano per lenire i dolori e per cercare di stare un po' meno peggio gli ultimi giorni della loro vita. Bene, questa legge ha potuto passare e adesso la Chiesa Cattolica la benedice dopo quella guerra a sangue che contro di questa ha fatto, perché c'era un'altra legge che poteva venire avanti, che la Chiesa Cattolica odia ancora di più, ed è la legge sull'eutanasia. E come ha detto Veronesi, il fatto stesso che le cure antidolorifiche possono essere usate in maniera massiccia, chiaramente le persone chiedono molto meno di morire, cioè di cessare la loro vita. Perché? Perché hanno meno dolore, cioè alcune persone che possono stare un po' meglio cercano di non suicidarsi, cioè non cercano il suicidio. Tanto la Chiesa Cattolica ha accettato le cure antidolorifiche, vi ricordo che è di questi giorni, l'articolo è del 28 gennaio, per cui la legge che consente la somministrazione di antidolorifici potenti come la morfina, come altri, è stata approvata adesso dopo una guerra feroce portata avanti dalla Chiesa Cattolica perché la gente doveva crepare con dolore. Ditemi un po' se non è vergognoso questo. Naturalmente ricordatevi che ognuno di noi dovrà morire. Pronto? 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 Sì? Ognuno di noi dovrà morire. Buonasera intanto, sono Giovanni. Ma hai detto che aumentando la dose di morfina ti mandi il mondo di aria, gente? Sì, ma guarda... No, non ti avevi detto ni domanda di morire, ma muori stesso, anzi ti fai morire. Mi non so buono di capire che discorsi guarda che ti fai. Stiamo parlando di malati terminali. Sì, sì. Sì, vabbè. Sì, sì. Ma... La canzone d'amore è nata 4.300 anni fa in Egitto. Ciao ragazzi. Ciao. 4.300 anni fa la canzone d'amore, le iscrizioni di Abusir, ammiro la tua bellezza e sono sotto, cioè soggiaccio ad essa. Io ammiro la tua bravura, sto facendo, ti desidero quando vedo la tua Neferu e ne sono totalmente preso, la tua vagina e ne sono totalmente preso. Questa l'iscrizione geroglifica scoperta ad Abusir da una missione archeologica dell'Università di Praga, si trova nel sepolcro di un grande dignitario. Per cui ricordatevi, fra le canzoni di amore di 4.300 anni fa abbiamo dovuto aspettare adesso per avere delle altre canzoni d'amore. Pensate un po' che razza di buco nero, che orrore nero il cristianesimo ha costruito per le persone. Bene, e finiamo con l'ultima notizia per oggi. La Repubblica, 16 febbraio 2001, l'amore del prete costa 300 milioni ai parrocchiani. Un marocchino arrestato per estorsione, l'anziano sacerdote sarà sospeso dalla curia. La tresca tra un sacerdote di 70 anni ed un marocchino di 40 anni più giovane è durata 3 anni ed è costata a Don Giulio 300 milioni e la vergogna dei suoi parrocchiani. Pronto? Pronto? Sì? Niente, volevo comunicare una cosa, una notizia, che è uscita sul giornale sportivo di oggi. Sì? Allora, in concomitanza col Gran Premio di Imola che si correrà fra 10 giorni,
c'è la come si dice, la Pasqua cristiana, no? Sì. Allora, l'autorità religiosa ha manifestato questa cosa come un elemento turbativo delle cose naturali, alla quale ha risposto l'autorità sportiva, che mi sembra che sia quello che gestisce l'impianto di Imola, il quale ha riconosciuto la legittimità della protesta dell'autorità religiosa e ha risposto che per quel giorno, per compensare il fatto che insomma il Gran Premio dei Formula 1 basterà la giornata della Pasqua, per compensare questo danno, piuttosto di una verranno fatte tre messe. È sulla mi stanno scrivendo i gettoni, vabbè. È sul giornale sportivo di oggi, è un elemento anche molto divertente. Certo. Per finire, Mario, quello che ha fatto prima, Mario, guarda come sei chiappato, devi trionfare sul secondo posto di Schumacher e non dici niente di Häkkinen. Ciao, bene, ciao. Lasciamo perdere Mario. Ok. Ciao. Grazie, ciao. Chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io, come Lutazzi, posso ripetere tranquillamente, è veramente una vergogna, ma è veramente una vergogna che l'anno del Giubileo sia stato tenuto durante l'anno del Gay Pride a Roma. Credo che il Gay Pride sia stato veramente offeso. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. La trasmissione, vi ricordo gli appuntamenti assolutamente... E la cena del musso il giorno 13 aprile e il dibattito su ascoltare le correnti vegetative il giorno 20, appuntamento 20 e 15 alle 20 e 40 davanti alle sede.